che fai qui, Giona? Dormi. E questa è l'attitudine che devi avere, Giona, mentre stiamo perendo tutti. Ma voglio soffermarmi su questo stato d'animo di Giona. Un Giona che cerca di isolarsi, che cerca di nascondersi, in qualche modo allontanarsi da tutti e da tutto. Vedete a volte come ci si cade in una situazione così di solitudine, di torpore, di addormentamento spirituale. La parola di Dio ci incoraggia ad essere dei credenti che innanzitutto sono pronti ad ubbidire al Signore. Siamo pienamente consapevoli che Dio, oltre alla salvezza, alla grazia, ci ha affidato delle responsabilità. Mi piace sottolineare la grande capacità che Dio ha di trasformare il male in bene. Facciamo attenzione, fratelli e sorelle, a prendere delle vie che sono controcorrenti a quella che è la volontà del Signore. Facciamo attenzione a quelle che sono le nostre visioni, i nostri limiti, quasi volendoli imporre a Dio, che ha dei pensieri più alti dei nostri, che ha una visione eccelsa, completa, meravigliosa. Forse per la tua testardaggine, per il tuo vile comportamento, per quella strada che consapevolmente hai presa e sta andando nella direzione opposta a Dio, alla sua volontà. Forse non solo tu stai soffrendo, non solo tu sei addormentato spiritualmente, ma stai travolgendo anche gli altri insieme a te. Forse ti sta facendo soffrire questa cosa. Ricordati che Dio è un Dio di grazia. Dio può convertire, vuole convertire quel male in bene. La nostra vita non può essere benedetta e non può essere di benedizione se stiamo lontani dal Signore. Ma quando siamo nel Signore, o quando ritorniamo a Cristo con tutto il cuore, come fece Giona che pregò nel ventre del pesce, il Signore è pronto a ristabilire ogni cosa. Nel meraviglioso progetto di Dio tutti ricevono vita, il perdono, lo vedono e si rallegrano, e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà dell'Eterno, del Signore.